Buonasera amici, bentornati alla botteguccia dei sigilli al giovedì. Ufficialmente al giovedì, ufficialmente con il Teo Crackapà, siamo finalmente di nuovo in compagnia e questa sera torniamo in compagnia con un super botto e non voglio neanche dilungarmi troppo sulla presentazione, al di là del fatto che vi do un bacio. E vi ringrazio per essere con me, per tutti coloro che insomma mi hanno seguito, mi hanno chiesto come stavo, eccetera, eccetera. Siamo qui, siamo combattivi, siamo aggressivi, ma siamo soprattutto nella condizione di voler parlare di una nuova religione transreligiosa, transumana, che si prepara per tutti quanti noi, con tutto ciò che è stato fatto, insomma, negli ultimi anni e che ha un pochettino gli occhi aperti. Credo che lo possa vedere molto bene, ma di tutto questo è necessario parlare con un amico che io conosco di fama da tempo, guardo da tempo, da pochissimo abbiamo finalmente stretto questo sodalizio e sono contentissimo di avere con me Davide Ramunno questa sera e questo è un pam, è un botto questa sera per parlare veramente per farci bannare il per farmi bannare finalmente il ciao Davide. Ciao, ciao Teo. Volevo rassicurare innanzitutto i telespettatori o YouTube spettatori che mi sto occupando io stesso direttamente delle tue cure, rinfrancato tra l'altro dal fatto che se un laureato in scienze politiche, quale era il nostro ex ministro della cosiddetta salute, ha provveduto alla tutela medica degli italiani, allora non vedo per quale motivo io non possa fare altrettanto, visto che ho un titolo di laurea magistrale in scienze filosofiche, nei confronti di un solo cittadino, ecco, quindi cioè, alla Assolutamente. peggio, alla mass al massimo, insomma, solo te ne farai le spese, cioè, no, comunque la comunità pubblica, la comunità sociale è salva, anche se dovessi sbagliare. Chi lo sa quali effetti in realtà le tue cure possano poi produrre in me e di conseguenza per quel discorso che facciamo degli archetipi e se io sono già dentro nell'archetipo di Giulio Cesare, visto che per lanciare quella roba lì, boh, chi lo sa, eh? Tanto comunque allora, la ricetta, adesso a prescindere poi dai titoli di studio, potrei essere anche laureato a Paperopoli, è sicuramente meglio della vigile attesa quindi qualunque consiglio migliore di quelli di Draghi e di Speranza, cioè, è facile reperirli, ecco, cioè, rivalutiamo anche Vannamarchi tranquillamente, tra i giganti e i numi tutelari di Asclepio, ecco. Assolutamente. Senti, di che cosa io e te abbiamo parlato un sacco di cose meravigliosamente in queste ultime 2 settimane, praticamente, di tante cose che riguardano tutto ciò che è successo negli ultimi 4 anni, ma che in realtà si prepara probabilmente da 70 e magari da 700. Di cose che riguardano un personaggio che tanta gente della controinformazione a cui stanno già pulendo le scarpe senza capire la pericolosità, insomma, di questo personaggio del transumanesimo, ma insomma di tante cose, per cui io ti lascio cominciare, so, perché quello è l'obiettivo. Il messia, il nuovo messia dei nostri tempi è l'obiettivo della serata, ma insomma. Partiamo un po' da dove preferisci, ecco. Allora, beh, noi siamo qui oggi per dare un annuncio, l'annuncio di una novella, ecco, Esatto. una novella che purtroppo per noi è oscura, però diciamo che dovremmo avere qualche anticorpo, quantomeno per poter riconoscere un'infezione venefica che non è caratteristica del nostro secolo, anche se noi ovviamente siamo egocentrici e pensiamo sempre di essere i protagonisti univoci di una storia che in realtà non fa che rinnovarsi ciclicamente di generazione in generazione. Certo, il tentativo di idealizzare il passato è forte, specialmente anche nel momento in cui andiamo
a vedere, non lo so, che gli eredi di Michael Jackson sono Justin Bieber e company. Allora, chiaramente, così giusto per fare un esempio a caso, allora chiaramente il tentativo di guardare a ieri anziché all'oggi è inevitabile. Però la storia, che poi è il macrocosmo che contempla tutte e abbraccia le vite di tutti, in realtà è un film che si limita a cambiare gli attori, i brand, i vessilli, ma sostanzialmente al cinema ripropone le stesse architetture. Ecco, questo è l'oggetto della mia indagine. E, come diceva Hegel, purtroppo l'uomo non impara niente dalla storia, quindi questa è l'unica cosa che è una costante. Cioè, che l'uomo non impara niente dalla storia. E proprio l'altro giorno ho avuto una spiacevole conversazione, però va comunque, non si possono fare solo le conversazioni quelle belle, no, piacevoli, purtroppo no. Con un caro amico, perché in sostanza, se oggi noi non riusciamo a capire che quello sta avvenendo nella cosiddetta Terra Santa, anche se di santo non c'è assolutamente nulla, non è che la riproposizione delle crociate, dove il buon finto santo Bernardo di Chiaravalle aveva sdoganato il concetto di malicidio, quindi prima bisognava disumanizzare le persone per poi legittimarne il genocidio, ecco, no? L'ecologia, questa è la parola che va un casino in questo periodo. E beh, allora non serve a niente, veramente studiare la storia non serve assolutamente a nulla. Quindi, diciamo, per ritornare alla novella, all'annuncio, vi parlerò, ecco, di Zarathustra, però nell'upgrade moderno, nel senso che io non sono Nietzsche. Nel 1883 lui se ne uscì pubblicando, non credo su Amazon, però come sottoscritto, però così parlò a Zarathustra, lui dava l'annuncio. Un annuncio che sarebbe poi stato raccolto proprio dopo la sua morte nel Novecento, della morte di Dio, anche se in realtà sarebbero morti poi gli uomini, per paradosso. Ebbene, Nietzsche stesso è stato poi accusato a posteriori di contenere, di farsi profeta della parabola nazista. Ma il nazismo non nasce nel Novecento, il nazismo stesso nasce con il giudaismo. Quindi, e per paradosso, i più grandi nazisti sono stati proprio quelli che sono stati definiti i messia del popolo di Israele. I leader, prendiamo l'esempio per eccellenza del messia per eccellenza, Mosè, anche perché tutto il giudaismo è fondato proprio sulla legge mosaica, sull'alaka, quindi la via che va seguita. Lui stesso è stato il primo a sterminare la sua stessa gente. Io, diciamo, ho proprio letto da poco, ho studiato da poco le antichità giudaiche e la guerra giudaica, quella che si è combattuta, diciamo, nel 60, tra il 67 e il 70 d.C., e che poi è culminata con l'incendio del Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C. da parte di Tito. E beh, è stata scritta appunto da Giuseppe Flavio, che era un sacerdote, addirittura membro del Sinedrio, quindi giudeo, è stato uno dei leader della rivolta, proprio contro il giogo dei romani, anche se poi vedremo in realtà che il giogo più pesante non era quello dei romani conquistatori, ma era quello proprio degli stessi giudei e dell'élite che presiedeva il tempio e che schiacciava il proprio stesso popolo con l'usura, contravvenendo da questo profilo alla stessa legge giudaica. Quindi quantomeno alla propria gente non bisognava farlo, non bisognava applicarlo. Ma poi agli altri magari anche sì, no? Ecco. Però sono interessanti, io le ho anche riportate poi sul mio profilo, diciamo, di Facebook, però chiunque abbia le antichità giudaiche vada a leggersi le parti in cui Zambria, che era appunto apparteneva al popolo, alla schiera di Mosè, in fuga dal cosiddetto Egitto medio orientale, ma in realtà
L'Egitto di cui si parla nella Bibbia è Mizraim ed è molto verosimilmente una terra che è nel nord, nel Baltico, Ecco, questa è una in Arabia. cosa che introduce già qualcosa di ancora più. Vai, Già, vai, questo vai, vai. spiegherebbe poi per quale motivo non è mai stato trovato il Tempio di Salomone, ma comunque magari lo sfioriamo dopo questo macro argomento, in cui si rivolge a Mosè e gli dice tutto quello che un cittadino del post 2020 avrebbe dovuto dire ai propri governanti, ai propri diciamo despoti che hanno trattato appunto le persone proprio come bestie, no? E in fondo non hanno mai nascosto che il Messia doveva essere questo, cioè un pastore che governava le proprie pecore. Ecco che cos'è il popolo, non c'è niente di paterno. Comunque questo paternalismo non è che l'espressione più feroce di una dittatura. Ecco, e questo Zambria, giusto per chiudere il discorso, si scaglia contro Mosè, contro delle leggi, contro i DPCM di Yahweh, che non avevano niente di razionale, oggi diremmo di scientifico, e addirittura si scaglia contro gli artifici utilizzati da Mosè in combutta con uno Yahweh che non aveva niente di spirituale, che era un signore della guerra, il signore degli eserciti per sua stessa missione, e che servivano semplicemente per rendere schiavo un popolo, e quindi ancor più del faraone, cioè tanto arrivano le parole di Zambria. E ovviamente il popolo rimase in silenzio, a conferma che quel silenzio è una costante ciclica, no? Come la maggior parte degli italiani e dei popoli europei non, hanno taciuto, hanno preferito mettere la testa sottoterra in attesa che il resto del corpo seguisse la testa. E in sostanza non finì bene, quindi do uno spoiler anche a chi non comprerà le antichità giudaiche di Giuseppe Flavio. Mosè non la prese bene e appunto lo stesso Zambria, insieme a migliaia e migliaia di persone che osarono accogliere nel proprio cuore quel messaggio, morirono, vennero uccisi. Ecco, quindi qua in questo caso non c'è uno spauracchio tedesco a cui dare la colpa, uno spauracchio armato e finanziato, come oggi è armato e finanziato Mister Z nell'est Europa, per realizzare un piano a scapito del loro stesso popolo, e aggiungo del nostro popolo, visto che dovremmo Già. appartenere al medesimo retaggio. Quindi perché fare nessuna distinzione? Ma se leggiamo nell'Antico Testamento anche il discorso delle lingue, beh, era propedeutico al divide et impera, molto facilmente. Quindi non c'era nessun interesse che gli uomini fossero fratelli, anche se di fatto lo erano. Se andiamo a leggere l'Antico Testamento, così come uno dei più grandi storici, quanto riconosciuto anche accademicamente, quale era Giuseppe Flavio, noi possiamo vedere come in realtà le peggiori atrocità siano avvenute in seno allo stesso popolo. Addirittura nel 70 d.C. il popolo di Gerusalemme venne martoriato, aveva fuori dalle mura Simone Bargiora, che poi è il nostro caro amico Simon Pietro, il fondatore della Chiesa, che si divertiva, aveva la sua carriera, il suo excursus politico lo aveva fatto saccheggiando come dei pirati proprio le zone della Galilea, e all'interno ve n'era un altro che era Giovanni di Giscala, che anche lui razziava il proprio stesso popolo. Ecco i giudei da chi erano, come in che stato di guerra civile erano, quindi all'interno delle mura, fuori dalle mura, e poi i romani, che persino loro erano vittime del signoraggio, perché il Tempio di Gerusalemme non era la chiesa del nostro parroco, la quale a sua volta non corrisponde al Vaticano, che invece è restato di fatto una banca, esattamente come era il Tempio di Gerusalemme. E quindi, insomma, per quale motivo era vittima del signoraggio? Esempio concreto, perché
la moneta doveva essere cambiata con un tasso di cambio che arrivava anche al 30%. Ed è questo il motivo che fece sfasare Gesù al Tempio, no? Lui che addirittura è stato anche sommo sacerdote del Tempio di Gerusalemme, anzi addirittura è stato anche l'ultimo sommo, benché questa verità poi sia stata nascosta, sacerdote del Tempio di Gerusalemme. Quindi il problema è che la storia di Gesù è stata traslocata nel tempo, per quale motivo? Per farci capire qual era il nodo della questione. E quindi il rovesciamento dei tavoli dei cambiavalute è stato collocato all'inizio della sua carriera e non alla fine, e non nel periodo giusto della storia, così da depauperarla del suo messaggio. Per paradosso, proprio Cesare, che era l'altra metà del cielo, fu ucciso per lo stesso motivo per cui venne ucciso e condannato a morte Gesù, chi dal Sinedrio, chi dal Senato, entrambi il 15 di marzo, per gli ebrei il 15 del mese di Nisan, e alla vigilia della Pasqua, perché Cesare aveva approvato delle leggi contro l'usura, lui che ne era stato la prima vittima dal momento che per la sua carriera aveva contratto tantissimi debiti e che fu costretto poi ad andare nelle gallie per cercare di ripagarli. E infatti Bruto era un banchiere che ci guadagnava dalla guerra civile che poi accadde a Roma, chiaramente prima, molto prima di quella che poi sarebbe scoppiata un secolo dopo a Gerusalemme, e che chiaramente aveva affamato il popolo, che si era visto, per esempio, anche, non so, delle proprie proprietà immobiliari svalutarsi. E insomma, una situazione che noi stessi conosciamo, perché, come abbiamo visto nel 4 dopo Covid, così adesso è stato sostituito Cristo con un germe supposto, che si è tramutato poi in supposta. quindi abbiamo visto come in realtà c'erano alcune categorie merceologiche che erano immuni, altre meno. Questo è meraviglioso. E quindi era una questione tutta economica, sostanzialmente. Lo stesso messaggio di Cristo, del discorso sulla montagna, in cui è stato tradotto con beati i poveri in spirito, che sembra un paradosso, perché se così fosse allora Bergoglio sarebbe il numero uno, veramente, in quanto povero di spirito. In realtà era una traduzione sbagliata del greco, perché era pneumatico, quindi pneumatico era la moneta della città di Pneumatico, Fenicia, e che era una delle valute più importanti. Quindi in sostanza Gesù stava in realtà rivolgendo a beati i poveri di moneta, quindi sì. Beati i poveracci. Ecco. Sì. Quindi questo era così, per dare una sventagliata. Ma per tornare al nostro caro amico Nietzsche, lui fece quindi questo annuncio che non venne colto, così come non è stato colto l'annuncio dello Zarathustra di questo secolo, che, vi do uno spoiler, è stato, quantomeno per la maggior parte dell'umanità, Iron Man. Questo annuncio è avvenuto al cinema, ma questo Iron Man è lui il profeta del transumanesimo, Iron Man, ma questo Iron Man non è Robert Downey Jr., che è la controfigura di cellulosa di un uomo reale, che è Elon Musk, perché attraverso il suo marketing verde, a proposito di green, ha fatto un annuncio terribile. Cioè, lui si è potuto permettere di dire che l'uomo era un device obsoleto e che andava aggiornato. Pensate se questo annuncio lo avesse fatto, insomma, qualcuno con il marketing di Lovecraft oscuro, no? Già. Mentre invece il buon Robert Downey Jr., che è tra l'altro, penso, uno degli autori più amati nella storia del cinema, e io sono il primo fan di Robert Downey Jr., che così per cultura, per competenza di informazione, viene anche da una famiglia di ebrei, il padre nella fattispecie,
informazione che ovviamente la fornisco perché è anche giusto sapere qual è il retaggio di Hollywood, laddove Hollywood sta per Hollywood, cioè bosco sacro. Quindi Hollywood è forse la più importante e pericolosa arma di distruzione di massa degli Stati Uniti d'America, ancor più delle armi atomiche. Perché appunto attraverso Hollywood è stato fatto questo annuncio, è stata annunciata una nuova, oggi si chiama agenda, prima si chiamava Vangelo, sì. È stato annunciato un nuovo testamento, quindi oltre all'Antico e al Nuovo Testamento abbiamo un terzo testamento che si è manifestato attraverso l'universo della Disney, che pensate la Disney ha comprato la Marvel, pensate che è la più grande e complessa operazione cinematografica della storia del cinema, perché sono stati coinvolti attori, registi, case di produzione, con una sinergia pazzesca, perché stiamo parlando di decine e decine di film, decine e decine di persone coinvolte, ma tutte orchestrate, tutte collegate e soprattutto tutte declinate in fasi, esattamente come l'Agenda 2030. E la grandezza e il beneficio di questa agenda cinematografica, che poi si traduce in sostanza storica, quindi in realtà, sta nel fatto che ha sempre anticipato la storia. Poi ci ha apparecchiato la tavola, poi vi abbiamo mangiato noi, ci siamo seduti noi, quindi noi comunque l'abbiamo creata questa realtà che annunciava il nuovo Zarathustra. Il nostro entusiasmo da una parte per le nuove tecnologie e il terrore verso la morte hanno appunto spalancato le porte all'abisso. E quindi che lo vogliamo o no, noi pochi ristretti, diciamo l'abisso è stato spalancato, ma ogni cosa nella storia si bilancia. Questo non possono evitarlo nemmeno i visionisti. Non è proibendo per legge la forza di gravità che si impedirà il loro crollo. Quindi non funziona così, anche se, ripeto, i DPCM e i decreti legge dei governi Conte e Draghi hanno provato anche a negare le evidenze scientifiche più banali, ecco. E quindi l'annuncio di un nuovo Ubermensch, un Ubermensch transumano, è stato fatto, è stato accolto nel cuore, comunque quello che vi è rimasto, della maggior parte delle persone. Pensate anche in soli 30 anni quanto lo spirito del mondo e quanto l'inconscio collettivo abbia mutato la propria pelle. Noi che siamo figli di Terminator, di Robocop, film comunque prodotti dall'empire hollywoodiano, però quei film in realtà contenevano degli anticorpi perché ci facevano vedere quali sarebbero state le conseguenze. No, pensate a Terminator. Terminator nasce proprio con la cosiddetta intelligenza artificiale che prende il controllo, innesca proprio una guerra tra Russia e Stati Uniti d'America e blocco europeo, proprio perché era la via più facile per ottenere il governo del mondo. Oppure pensate a Robocop. Robocop è ancora più profondo perché si vede che cosa succede a dare le forze dell'ordine, quindi apparati pubblici, a dei privati, quali era la OCP, e soprattutto è ancora più profondo perché fa vedere come in realtà l'aspetto umano è quello preponderante, con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi limiti, Esatto. con tutta la sua mortalità, è comunque la parte, il valore aggiunto, il plus. Ecco. Quindi Robocop è un uomo, è un transumano certamente, ma con una valenza e una cornice che è del tutto antitetica rispetto a quello di Iron Man. Quindi lì la parte umana è quella migliore. Noi invece abbiamo Robert Downey Jr. che col sorriso ci dice che la parte umana è quella che va cambiata. Ecco, questo è il beneficio.
Però, ripeto, Robert Downey Jr. è stato l'alter ego inconsapevole di questo annuncio, perché invece Elon Musk, che comunque non è orizzonte degli eventi, anche lui è nome nomen una maschera, no? Musk. Poi lo Zeitgeist ci dà sempre tanti indizi per riconoscere certi binari della storia, per capirne la natura. Pensate al governo Conte Draghi, dove le persone non potevano uscire alla luce del giorno durante il lockdown. Tra l'altro c'è stato un record di luce solare di bel tempo, quale non si vedeva da chissà quanto. C'è stato imposto una draconiana puntura con tanto di drenaggio del plasma, che poi non è stato utilizzato. E per non parlare poi di Giuseppe Conte, che veniva dal paese di Volturara, che è il paese degli avvoltoi in Puglia, per non parlare di Mario Draghi, un cognome e una faccia che si spiegano da sé. Il fatto che le persone non abbiano maturato un istinto di conservazione, quindi neanche del cristiano e irrazionale amore per il prossimo, ma per se stessi, davanti ad un qualcuno che ha anche la fisionomica di un alligatore, che si spaccia per nonno degli italiani, per banchiere del popolo, eccetera, eccetera. Il fatto che le persone non abbiano avuto un brivido fa capire, lungo la schiena, fa capire come chiaramente questo era un film, era una musica che non è stata suonata da quegli interpreti, che erano meri direttori di orchestra, ma proprio dall'inconscio delle persone. Su questo Mussolini ebbe ragione quando disse che il fascismo l'aveva tratto dall'inconscio degli italiani. Questo è vero. E lui poi ne ha fatto come capro espiatorio di tutto. E, ecco, noi abbiamo visto che questa novella, che noi oggi cerchiamo di esplicitare a parole, in realtà è già sedimentata nell'inconscio collettivo. Roberto Quaglia ha utilizzato una parola, un verbo molto corretto, ossia quello che attraverso il Vangelo hollywoodista, più che hollywoodiano, è stato colonizzato il nostro subconscio. Ecco, è andata esattamente così. Comunque, per tornare al nostro caro amico Elon Musk, diciamo che il suo sodalizio con Iron Man è stato sapientemente seminato nel nostro inconscio, anche con dei cameo nei film stessi di Iron Man, in cui tra l'altro è stato annunciato tutto quello che sarebbe stato fatto, anche dal 2020 in poi, compresi i sieri benedetti genetici. Ci vengono anche illustrati attraverso dei film quali erano gli spiacevoli effetti collaterali, solo che nel film, a seguito di quel germe sintetico che veniva iniettato su delle cavie, le persone esplodevano. Questo per dirci quanto fossero instabili. Ecco, nella realtà, l'esplosione hollywoodiana alla Bruce Willis, no, che lascia sempre dietro di sé un'esplosione pazzesca, anche se sbatte la portiera della macchina, nella realtà si traducono in tumori e malattie degenerative, malattie autoimmuni, eccetera, eccetera. Tutte cose di cui ovviamente io non posso parlare perché non sono laureato in scienze politiche e quindi taccio. E quindi ecco da chi viene fornito, insomma, l'annuncio di questa nuova religione, che in quanto religio va a rilegare, cioè legare doppiamente gli esseri umani, che sono tutto fuorché liberi, e una religione che già noi stiamo seguendo, perché nel 2020 in poi la maggior parte degli esseri umani sul pianeta hanno rinnegato anche i propri retaggi, anche i propri credo, per nuovi per un nuovo culto, un finto culto di Asclepio, per nuovi sacerdoti, una classe sacerdotale che chiaramente quella dei medici e degli scienziati ha preso il posto di sacerdoti oramai
privi di persino dell'abito, e insomma nuovi sacramenti, sacramenti che vanno aggiornati come i nostri cellulari, insomma nuove professioni di fede. E questo non ha riguardato soltanto i cristiani, perché pensate che lo stesso Netanyahu, quindi l'ultimo Massia del popolo di Israele, ha imposto al suo stesso popolo ben più di 4 sieri benedetti. E già questo dovrebbe farci capire che quindi la guerra non è tra il popolo palestinese e il popolo di Israele, ma è una guerra, è un homo homini lupus, è una guerra contro tutti, è una guerra al genere umano. Una guerra al genere umano che va avanti da quando è nato l'uomo. È una guerra di Troia 2.0, dove la guerra di Troia, tuttora noi non sappiamo per quale motivo sia scoppiata, o meglio, la colpa viene data ad Elena, una donna, così come nel contesto del famoso e presunto peccato originale di Adamo, ma in realtà, per coloro che masticano un pochino del mito greco, sanno che in realtà quella guerra scoppiò perché Zeus aveva in odio il chiacchiericcio degli uomini che disturbava i suoi sonni, e che quindi la guerra era il modo migliore per farlo sparire, no? La guerra come igiene del mondo non nasce nel Novecento e non è morto nel Novecento questo principio. È un principio che va avanti appunto dalla guerra di Troia a essere... diciamo romantici, qualora volessimo parlare del cosiddetto mitos greco, che poi anche là tanto greco non era, visto che i greci mediterranei erano i cugini di secondo grado dei loro patriarchi iperborei, ecco, quindi posti a nord. E su questo vi invito a leggere Omero nel Baltico dell'ingegner Vinci, Felice Vinci. O le opere di Platone, in cui spiegava appunto chi fossero questi ateniesi di un'Atene posta a nord come avversaria di Atlantide, ecco, molto probabilmente collocabile in Groenlandia, Greenland, a proposito di Vero Verde. Per fare un mezzo passo indietro nel Novecento, che tanto abbiamo visto essere sempre molto attuale, poi ti lascio una parola a te. Io sto godendo, c'ho già 2 o 3 robe, ma sto godendo, per cui... Però tenevo tanto a raccontare il fatto che il morbo nazista, perché tale è nel momento in cui va a infettare i cuori, ancora prima dei corpi, aveva esattamente come il morbo attuale, la variante di questo secolo, le sue radici. Tralasciando quindi anche il discorso stesso che abbiamo fatto prima in merito al retaggio giudaico, storicamente in un movimento che prese piede alla fine dell'Ottocento e che si sviluppò agli inizi del Novecento, che era il movimento Van der Vogel, ossia un movimento ambientalista, green, verde, che considerate che il nazionalsocialismo andò a prendere proprio quell'estetica, quei riti pagani che si collegavano quindi al passato germanico, proprio perché fu di successo, perché il Van der Vogel abbracciò e coinvolse tantissimi giovani tedeschi, parliamo di milioni di persone, mentre invece il Partito Nazionalsocialista era un partito per sfigati, per pochi. Ma nel momento in cui ci fu questo assorbimento di quella Weltanschauung, divenne di successo. Quindi considerate che lo spirito del mondo, non, benché possa avere degli epicentri locali, si diffonde seguendo un principio simile a quello dei vasi comunicanti di Archimede. E quindi, come ho scritto e pubblicato nel mio libro Virologia dello Spirito, il fascismo e il nazismo non fu... cosa italiana o tedesca, ma fu cosa mondiale. Campi di concentramento vennero aperti negli Stati Uniti d'America per italiani e giapponesi, a Washington vennero tenute conferenze non con la complicità, ma con la benedizione delle autorità americane,
a New York, quindi non in paesi, in contee sfigate. Considerate che Churchill, che ha avuto una lunga carriera politica, fu proprio uno dei promotori di una legge in Inghilterra che prevedeva l'internamento e anche la sterilizzazione delle persone con deformità e handicap. Insomma, ragazzi, il nazismo inteso e declinato nel senso di eugenetica, nel senso di terrorismo, nel senso di genocidio, e addirittura un nazismo che si traveste da una parte di scienza, e quindi la scienza ha bisogno di comitati di salute pubblica, no? I campi di concentramento sono nati con un pretesto biologico, con un pretesto sanitario. Ecco, è in realtà una dinamica che non fu propria di alcuni paesi, ma che ha riguardato l'inconscio collettivo del mondo. E poi, appunto, non c'è stato nessun paziente zero, ecco, ha riguardato tutti. Jung stesso ne parla in un libro, La lotta con l'ombra, dice che dopo la prima guerra mondiale lui psicanalizzò tutta una serie di pazienti, tantissimi pazienti, e tutti facevano lo stesso sogno, il risveglio di Wotan, Odino, il dio della guerra. Ovviamente si è stato canalizzato, se mi concedete questo verbo, dai tedeschi, perché loro furono le vittime più martoriate della prima guerra mondiale, utilizzate e strumentalizzate, come oggi vediamo nel popolo ucraino. Strumentalizzate, quindi utilizzate come agnello sacrificale, e poi addirittura nella seconda guerra mondiale gli hanno fatto fare la cosa al rovescio su un altro popolo, ma per una finalità che non inerisce soltanto avere un pezzo di terra. Perché vedete, Napoleone, quando andò all'isola di Sant'Elena, quando venne confinato nell'isola di Sant'Elena, fu molto lucido sul bilancio contabile che fece sull'impero. Disse che a governare il mondo è l'immaginazione. È per questo che Hollywood è importantissima, perché governa l'immaginazione. Noi siamo come pesci in un acquario, inconsapevoli di essere immersi nell'acquario. E quindi non ci rendiamo conto del paradigma nazifascista che incarna per esempio il Reich americano, che questo l'ha spiegato molto bene Giulietto Chiesa, quando disse che il fascismo americano era un fascismo a stelle e strisce, e noi per questo non lo abbiamo veduto. Eppure basta andare a vedere al Palazzo del Congresso di Washington per vedere due fasci di tori grossi più di me, che sono alto 2 metri, e campeggiare accanto al presidente degli Stati Uniti, eppure nessuno ha fatto una piega. Provate a mettere un presidente del Consiglio italiano nel Parlamento con due fasci di tori e poi vediamo che cosa succede, se non risaltano fuori le sardine e qualche altro tipo di pesce è andato a male gridando al fascismo con l'acqua fina con l'H finale, no? Eppure così è. Ecco, anche dopo il Patriot Act, gli americani hanno, proprio in virtù di quelle bellissime stelle e di quelle strisce, non hanno veduto in realtà il nero che era calato sul loro paese già da diversi decenni. Ecco, quindi questa è la novella di oggi, una nuova religione, ma per poter consacrare definitivamente questa nuova religione è necessario un Un olocausto. sacrificio. Esattamente. Così come era un sacrificio, questa parabola è cominciata a dire il vero nel 2001. Lì c'è stata una scissione ontologica tra la realtà e il mondo, cioè, nel senso che c'è un binario, c'è una parte della popolazione che è rimasta ancorata alla realtà, aveva capito che cosa era successo,
e l'altra invece si è scollata completamente dalla realtà e ha seguito la fiction, dandogli sostanza a un delirio. Ecco, questo è quello che è avvenuto. Ma voi pensate anche al modo in cui sono morte quelle persone, era molto importante. Non dovevano soltanto morire, perché per uccidere esistono tantissimi mezzi, lo abbiamo visto, no? Anche con una medicina, un supposto farmaco, si possono creare gli stessi orrori del Novecento. Non sono più necessari i lager, ma gli hotspot, oggi si chiamano così, hub. Ecco, quindi lager a porte girevoli, in cui la maggior parte delle persone vi si è presentato spontaneamente, nel maggior parte dei casi con un sorriso ebete sul volto. Quindi, ecco, quindi le modalità del sacrificio erano importanti, perché se anche noi, noi persone normali, se ve ne è rimasto qualcuno, non siamo vestiti con un accappatoio come Klaus Schwab o Clinton e Obama durante i loro weekend, e adoriamo statue di pietra, che siano gufi o vitelli, poco importa, qualcuno utilizza quei simboli, ben conoscendo la lezione di Napoleone, no? Che è con l'immaginazione che si governa il mondo. È per questo motivo che lui commissionò di buona parte commissionò ad artisti come il David, il Canova. Oggi sono i registi, sono loro che hanno preso parte a questa diciamo ad alimentare il marketing dell'impero, no? Perché appunto è con noi oggi, se pensiamo a Napoleone, pensiamo al David, non pensiamo a un uomo alto sul 1,70 m, alla fine dei suoi anni anche grasso, perché aveva tutta una serie di problematiche al fegato e allo stomaco, eccetera eccetera, ma pensiamo a un eroe immortale a cavallo, virile, e quindi abbiamo un'immagine diversa da quella che poi dopo la realtà ci ha offerto. Lo stesso Napoleone non volle utilizzare alcune opere del Canova, tra i quali Marte, ecco, perché era esagerata. Poi la propaganda, se esagerata, va a generare l'effetto contrario, ok, no? Quindi, e infatti noi oggi capiamo che il regime del Quarto Reich è alla fine, proprio perché non avendo più il controllo sulla fiction, allora è destinato a cedere sotto il passo della verità. Ecco, quindi, giusto per chiudere il mio super ampio discorso, è per dire che già nel Novecento noi avevamo visto come questa ecologia, come questo movimento ecologista che voleva un ritorno al Medioevo, in realtà ha finito per trasformarsi esattamente nel proprio opposto, tanto è vero che poi il Novecento è all'insegna del progresso, del futurismo, di questa sfrenata ricerca del superare i propri limiti. Lo vedremo nella prima guerra mondiale, milioni di persone in coda per partecipare a una guerra, e ecco, milioni di giovani furono loro a pagarne il prezzo. Ecco, noi lo vediamo, questa follia l'abbiamo vista anche oggi. Anche oggi è stato la nuova religione è stata costruita su delle basi pseudo-ecologiche, e in realtà il risultato poi di questa equazione è stato un genocidio. Quindi questo genocidio, di cui noi abbiamo visto solo il primo atto, stiamo per entrare nel secondo e sperando anche forse l'ultimo, è necessario per cementare questa nuova religione che avrà l'intelligenza artificiale come nuovo Dio, e quindi già questo Dio viene pregato. Pensate, io faccio una battuta su questo tema, agli insegnanti che devono pregare l'algoritmo per avere la cattedra assegnata. Ecco, immaginate fra 10 anni, immaginate fra 10 anni che cosa dovesse succedere qualora perdessimo questa guerra, non in quanto Italia, non in quanto Palestina, Israele, Russia, Ucraina, quello che volete, ma in quanto esseri umani. Ecco, quindi però insomma, diciamo che lo spirito del mondo
esercita sempre una provvidenza che noi, per citare Sant'Agostino, come alberi dentro una foresta, non riusciamo a capire, a renderci conto di quanto è profondo e intrecciato l'ordinamento di cui noi facciamo parte, perché il nostro ego ci impedisce di vedere al di là del proprio naso nella maggior parte delle volte. E quindi chi studia la storia si rende conto di come più volte l'umanità sia stata sull'orlo dell'estinzione, come improvvisamente, come diceva Hegel, a una tesi è subentrata un'antitesi. Sì, che questo gioco viene reiterato in eterno, e verrà reiterato anche dopo che gli uomini non ci saranno più, ma ci sarà qualche cosa di diverso, forse anche di migliore, ok? Non necessariamente di peggiore. Direi di sì. Io ho goduto tantissimo e sto godendo. Cioè, in realtà non sto godendo un cazzo, nel senso che queste cose sono terrificanti, però sì. Nella realtà dei fatti bisogna essere ciechi per non vedere quello che sta accadendo dalle piccole cose alle novelle più grandi, anche a questa tendenza. Ne ho talmente tante in mente, anche a questa gente che oggi, magari faccio adesso, ragazzi, dei riferimenti un po' sparsi, ma voi che mettete la bandiera palestinese sul balcone, pensando di stare trattando qualcosa di diverso, piuttosto che, insomma, ci siete andati veramente con quel sorriso ebete di cui parlava Davide, in quei posti che si chiamano Hub, a forma di fiori, cioè poi, come dicevamo l'altro giorno, tu immagina mai che uno dovesse veramente di fronte a un'emergenza incredibile, dovesse effettivamente, cioè io ho riflettuto su sta roba, dovesse effettivamente mettersi a fare degli hub a forma di fiori, se non sono delle strumentalizzazioni mediatiche e nulla di più, cioè, o meglio, nulla di più, in realtà hanno il loro terrificante valore. Tra l'altro, mi hai fatto venire in mente che, visto che prima abbiamo brevemente accennato a Lovecraft, prima di entrare in diretta, eccetera, insomma, io sono un grande amante, mi posso anche fregiare del termine studioso via di Lovecraft, per quanto l'ho approfondito per vari motivi. Nel 1920 Lovecraft scrisse un piccolo racconto che si chiama Nyarlathotep, che tratta del caos strisciante, ovvero del messaggero, di Yog-Sothoth, il dio idiota che sta al centro dell'universo e che ride della creazione, il messaggero degli dèi che ha praticamente il compito di arrivare sulla Terra e piallare tutti gli esseri umani che non sono degni di trovare una sinergia, con i grandi antichi che stanno tornando. Cioè, scrisse questo Lovecraft nel 1920, un brevissimo racconto che venne considerato un boutade, anche lui, come spesso, insomma, considerava i suoi racconti provenienti dai sogni come delle piccoli esercizi di stile. Non era mai soddisfatto, ovviamente, ma quale scrittore soprattutto di quel genere lo è. Ma questo Nyarlathotep, il caos strisciante, il messaggero degli dèi, a me, adesso leggo Nyarlathotep oggi nel 2024 con ancora un'altra, forse il significato definitivo, purtroppo, rispetto a quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, di cui hai parlato finora, perché veramente sembra essere qualcosa, questa piallatura degli esseri umani non in grado di entrare in sinergia con il DNA dei grandi antichi. Buttatelo fuori di metafora, sembra essere abbastanza significativo tutto ciò. Beh, ma se tu pensi anche a Steiner, lui parlò di Arimane, lui scrisse un piccolo opuscolo che poi in realtà è una trasposizione di una sua conferenza, che è intitolata Arimane torna, sta tornando. E beh, che cos'è se non il nichilismo, di cui tra l'altro lo stesso Nietzsche, no, ne aveva fatto un annuncio. Se non, ecco,
il modo poetico in cui descrisse quello che sarebbe successo Steiner, beh, noi lo vediamo pari pari oggi. Ma attenzione, lì la metafora è molto chiara, è molto eloquente, addirittura Steiner parla di questi ragni, parla di questo, scusate, del mondo intrappolato in questa ragnatela, che cos'è il World Wide Web, una ragnatela universale che avrebbe avvinghiato gli esseri umani e che li avrebbe ridotti a zombie, a dei zombie non pensanti. Tra l'altro parla addirittura Steiner di questi ragni che hanno tutte le caratteristiche degli algoritmi. Pensate, come poteva spiegare un algoritmo, quale immagine migliore di quella di un ragno che ti avvinghia in una tela? Ragni a loro volta collegati, perché poi gli algoritmi sono contigui l'uno all'altro, e parla addirittura di questi subumani, quale poi sarebbero divenuti la maggior parte delle persone, che appartengono addirittura ad un altro regno, il regno minerale. Se noi ci pensiamo, computer e quasi tutti i nostri device sono costruiti su un'architettura di silicio. Insomma, Steiner, così come Lovecraft, o possiamo anche metterci Tolkien, quindi Sì. quanto sono stati profetici, ma veramente. Ma questo per quale motivo? Perché la storia, intesa come la nostra vita, intesa come il raggruppamento di tutte le nostre vite individuali, non avviene mai in live, in diretta, ma è una proiezione di eventi, di dinamiche, che prima accadono su un altro piano che è parallelo a quello della e contiguo a quello della storia. Giambattista Vico parlava della storia eterna, ideale ed eterna, no? E potremmo parlare dell'iperuranio di Platone, insomma, comunque un altro binario della realtà che non possiamo vedere, ma che ancora non si è manifestato. Nel momento in cui la nostra immaginazione dà sostanza a certi archetipi, allora la storia, allora questi archetipi, queste dinamiche, questi eventi entrano e passano, trapassano da un livello della realtà all'altro, da quello più sottile a quello più grezzo, a quello più materiale, a quello più mondano. Ecco. Ed è per questo motivo che chiaramente i talenti, i geni che abbiamo citato, essendo meno immersi nell'acquario, avendo il cuore e la testa un po' fuori dall'acquario, allora riescono a intuire già quello che è il film che verrà mandato nelle sale più avanti. Ecco. Sì. Poi ci sono quelli terribili che io lo sto dicendo da un po' di tempo ed è stata il fulcro per chi magari non mi avesse compreso a fondo, non perché io abbia detto cose geniali, ma perché forse ho cambiato un pochettino quella che è stata la mia divulgazione rispetto al passato nell'ultimissima puntata che ho fatto e che ho chiamato Bruciamo tutto, quello che aveva in copertina. Il monaco che si dava fuoco, cercando di riportare indietro il concetto e il valore del dubbio. Quello che io sto dicendo e di cui abbiamo parlato anche con Davide ultimamente, sto parlando con tanti amici, quei pochi che rimangono resistenti, pochi che ho la sensazione davvero che siano ancora esseri umani, attenzione a coloro che finora hanno fatto gli araldi della comunicazione alternativa, perché poi quelli diventano i maestri della scuola di Francoforte che ci descrivono il mondo nuovo e che magari di quel sistema di potere ne faranno parte e diventeranno i nostri principali carnefici o tenteranno di fare i nostri carnefici. Quindi attenzione anche a tutti quelli che ci mettono niente a inserire le loro analisi di 4 anni fa,
delle stronzate terrificanti che sembrano quelle di Mulder. A me piace anche guardare X-Files, mi è sempre piaciuto molto guardare X-Files, però un conto è guardare, un conto è capire qual è il valore demagogico, ecco, di questo tipo di informazione. Io sono preoccupato più di quelli che saranno quelli che potrebbero venirci a cercare rispetto agli infraumani che stanno scoppiando, pam, in maniera eccezionale, perché voglio dire. Ma il fatto che il problema è che nel momento in cui ci si schiera, ci si schiera come? Perché uno schieramento è imprescindibile nella vita, dobbiamo fare delle scelte, no? Ma lo schieramento a cui accennavo è nel momento in cui si vuole andare fino in fondo a certi schieramenti, idealizzandoli, credendo che lì ci sia una primula, no? Ecco, in realtà si va a finire in un'altra caverna. Ma per quale motivo? Perché il mondo è così, è la natura del mondo. Cioè, il modo, quello che bisogna fare, l'esperienza nel mondo, io credo, sia quello proprio di uscirne. Perché sono ridicole le persone che accusano l'uomo dei peggiori crimini idealizzando il mondo naturale. Questa è la più grande stronzata che viene insegnata anche sin da piccoli. Perché basta andare in un bosco per capire in realtà come la natura sia tutt'altro, sia madre ma anche matrigna, perché tutte le specie del pianeta sono in costante guerra tra di loro. Certo nessuna, questo va riconosciuto il primato all'uomo, certo nessuno in natura, ad eccezione dei nostri ministri, chiama la guerra pace, ecco, questo almeno perlomeno non c'è questo tipo di ipocrisia. Però, visto che abbiamo citato la primula, e possiamo certamente dire che la primula non fa primavera, non la primavera di cui parlava Battiato, che stiamo ancora aspettando, in povera patria, pensate a quei fiori, a coloro che esaltano il mondo vegetale a scapito di quello animale, no? Persino i fiori, ci sono piante carnivore che assumono determinate tinte cromatiche, quindi utilizzando il finto fiore come esca per divorare insetti incauti che, vedendo quel colore, dovessero avvicinarsi. Quindi il mondo è, che cos'è il darwinismo? Perché il darwinismo del sociale che ha importato il nazismo, no? È una trasposizione della stessa dell'eugenetica che è naturale, cioè una guerra per il più forte. Il problema è che il darwinismo sociale sdoganato attraverso le epoche, il nazismo sono stati soltanto gli ultimi interpreti, pensate a Sparta o gli stessi romani, insomma, no? Quindi vi era un addestramento alla guerra e alla morte, ma soltanto il migliore poteva trionfare. Ecco, quello odierno è una consunzione, è bacato, è un darwinismo sociale bacato, perché in nessun universo, tra tutti gli universi e i sistemi solari, in nessuno di questi un soggetto come Draghi o come Klaus Schwab verrebbero identificati come i migliori, no? Io posso accettare che Achille, che Eracle, che un atleta olimpionico allora possa essere considerato, diciamo, un soggetto biologicamente perfetto, anche se ovviamente è la legge morale di cui parlava Kant che dovrebbe qualificare noi ancor più che i nostri muscoli o i nostri centimetri e quant'altro, o il nostro profilo greco. Ebbene, diciamo che i soggetti che ho citato non eccellono in nulla, né in legge morale, anzi, sono i primi che l'hanno violentata, e nemmeno in capacità, nemmeno in qualità fenotipiche, ecco, della cosiddetta razza superiore, che la vogliamo chiamare ariana o giudaica, è irrilevante, no?
Io proprio ho scritto un tema proprio sull'Ubermensch ebraico, quale ha incarnato Superman, che cos'altro non è Superman se non un Uber-Giù, no? Un super-giudeo che incarnava tutto il retaggio giudaico, che aveva però le caratteristiche dell'Ubermensch tedesco. Questo è il paradosso. Ma per quale motivo? Questo lo si scopre nel momento in cui noi andiamo a identificare chi era il Dio degli ebrei, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Purtroppo anche qua i film di Hollywood ci hanno fatto vedere Mosè come un presidente della Repubblica vecchio, addirittura con la barba, no? Quindi genuino, buono e bravo perché il vecchio è sempre buono, Eh è un certo. anziano, è un nonno. Ecco, Draghi, non avendo il baffo, perché chiaramente il baffo andava nel Novecento, quindi in virtù di ciò forse non è stato identificato, e non avendo neanche la barba, ha provato a dire che era il nonno degli italiani, e se avesse avuto la barba gli italiani gli avrebbero creduto. Ecco, però il suo barbiere gli ha impedito che riuscisse anche in quest'ultima magia del marketing, no? Ecco, noi purtroppo abbiamo in testa, quando pensiamo a Mosè, abbiamo quello i film su Mosè. E non l'Antico Testamento, dove invece è scritto tutto nero su bianco, che cosa? Beh, basta vedere adesso il telegiornale e noi vediamo che Netanyahu non fa niente di diverso rispetto a quello che fece Mosè, Giosuè e tutti quelli che sono seguiti dopo. E quindi legittimamente Netanyahu sventola l'escatologia giudaica al suo popolo, che è tutto tranne che unito, visto che le caste non le abbiamo certo inventate noi italiani, l'Italia che appunto non è soltanto, è ancora oggi un'espressione geografica, quindi, e che però è unito come il popolo americano dopo l'11 settembre nell'odio, è unito nell'odio, quindi contro questo Emmanuel Goldstein, che in questo momento sono l'Iran, sono Gaza, sono chiunque, insomma non assecondi il progetto della Grande Israele. Ricordiamoci che Hitler aveva il progetto della Grande Germania. Vedete che ancora una volta è la stessa identica cosa, basta cambia lo spazio e il tempo, ma la struttura è sempre la stessa, che comunque non è il fine ultimo. Quello che sta avvenendo è funzionale alla distruzione, alla collisione del mondo ebraico con quello arabo-musulmano. Quello cristiano cattolico è già stato sapientemente demolito, quindi questa è una demolizione controllata delle varie religioni, perpetrata per esempio nel caso del cristianesimo dall'ordine dei gesuiti, che è la mano destra e forse anche quella sinistra, sempre diciamo, di questa elite sionista, e quindi il buon finto Papa Francesco sta provvedendo alla demolizione controllata del cattolicesimo. Per far saltare in aria invece quello ebraico e quello musulmano, allora è necessaria una jihad, chiamiamola così. Ecco, no? Il buddismo è stato squalificato dalla lingua del Dalai Lama, che ha risposto all'attenti quando è stato chiamato. E di questi discorsi qui che hanno parlato i leader delle religioni e dei culti del pianeta nel settembre del 2020, del 2022, no? Quando si sono incontrati ad Astana. Cioè la demolizione controllata di tutte le religioni per farle dissolvere e riunire in una nuova religione universale che utilizza sempre il culto solare come matrice, e che si aggiorna la propria Weltanschauung con l'ausilio delle tecnologie della bestia, che fornisce quindi al proprio popolo i nuovi miracoli. Ecco, questo è il fine. E anche gli stati sono utilizzati appunto come pedine, e vi chiudo dicendo che quando noi parliamo di elite che si muove nell'ombra, noi parliamo di poche migliaia di persone che disegnano questi romanzi appunto oscuri, tanto quelli di Edgar Allan Poe, ma privi della sua poesia,
per noi persone. Noi li realizziamo. Ecco, loro scrivono la sceneggiatura, noi li realizziamo, ma perché è l'unico modo per governarci, perché sennò in nessun modo 10.000 persone potrebbero governare 8 miliardi di persone. Ecco. E pensate anche, per fare qualche nome e cognome, no? Pensate all'azienda BlackRock, che mobilita 5 volte il PIL italiano a livello di soldi. E nessuno ci fa caso, perché queste cose non sono scritte nei blog della controinformazione, non sono scritte da nessuna parte, ma sono lì soltanto per chi studia. BlackRock, traducendo, vuol dire pietra nera. Ora, quali sono? A che retaggio appartengono le BlackRock, la pietra nera? Da dov'è che viene adorata? Cioè, la pietra nera che viene adorata alla Mecca, ok, tuttora, dopo 1400 anni, questo meteorite sacro, che appunto venne adorato come espressione del divino. Pensiamo al Betilio, Betel, casa di Dio, adorato sempre dagli ebrei e persino dai romani sotto Elio Gabalo, questa pietra nera venne portata nel Tempio di Giove a Roma. Quindi ecco che cos'è, questi sono simboli ancestrali che, anche se noi non riconosciamo, il nostro subconscio conosce, perché noi siamo collegati a tutte le generazioni che ci hanno preceduto. Quindi appartengono, sono seminate nel nostro inconscio collettivo. E queste persone, queste poche migliaia di persone, sanno ciò che è stato seminato nel nostro inconscio collettivo, perché loro hanno gettato il seme di generazione in generazione. Quindi questo è. Però, ripeto, parliamo sempre di comuni mortali che per assolutizzarsi hanno bisogno di noi medium, ma che restano tali, restano comunque dei mortali come noi, e che quindi al contrario di noi hanno assai meno speranze di uscire da questa trappola che è il mondo, che ha certamente tantissimi colori bellissimi, ma come disse Philip Dick, il fine della storia è cercare di uscirvi. Uscire dalla tragedia della storia, magari passare a livelli e cieli più elevati, perché forse siamo qualcosa di migliore. In questo momento ci sono assai poche persone degne persino del regno degli insetti, inferiori quindi persino agli insetti, e quindi, mentre invece noi dobbiamo ambire a essere qualcosa di meglio persino dell'essere umano. Quindi Parlando di persone, poche persone degne, io ho fatto una sorpresa al canale, ho fatto una sorpresa anche a Davide, che mi aveva detto dobbiamo fare una puntata con una delle poche persone degne, voi già la conoscete, insomma, che ci è venuto a trovare, e io sono veramente contentissimo di avere con noi qualcuno che ha già discusso di Arimane e di tante cose. L'ho evocato allora io prima, perché è proprio a lui che stavo pensando. Io ho organizzato questa cosa da stamattina dietro le tue spalle, insomma, ma facciamola breve. Abbiamo con noi Dagon Lorai. Grazie mille, Dagon, di essere con noi. Per questa carambata, ecco, con Davide, grazie mille. Non sento l'audio. Beh, non ti sentiamo, Dagon, vediamo un po'. Ti vediamo, sei bello, ma non ti sentiamo, aspetta. Tra l'altro sei ecco. Tartan in grigio. Grazie. Sì, adesso riuscite a sentirmi. Sì, adesso sì. Ho anche una strana compressione. Se vedete bene, il mio teschio si muove in una maniera un po' ondulatoria, no? Ricorda un po'. No, presumo che ci sia un'operazione, sai, durante questa famigerata guerra digitale che si sta svolgendo, e attraverso lo strumento arimanico che è stato conferito al mondo, no? Quello della rete.
degli strumenti a disposizione di tutti, dello smart, della facilitazione numerologica rispetto a ste cose, presumo che qualcuno sia entrato nel mio computer e stia usando la videocamera. È una cosa che accade di frequente, soprattutto a chi lavora come me, facendo grande traffico di dati, in quanto io mi occupo di pubblicità. Pensate che la Disney mi ha bloccato l'account, avevo l'abbonamento con Disney qualche anno fa, per la mia bambina, e sono stato bloccato perché presumevano che io piratassi, figuriamoci. Mi sento un pirata spirituale, non delle spazzature multinazionali, su questo Davide e Teo sanno molto bene ciò di cui parlo, quindi presumo che ci sia questo in atto, quindi vedrete un'ondulazione che non è quella del mio animo, perché ho deciso di essere qui proprio per suggellare questa amicizia, queste conversazioni che desideravo ascoltare, insomma, perché sento che la vostra vicinanza non solo geografica, ma anche di intenti e di animo, nonostante le differenze che possono sembrare evidenti, desideravo ci fosse questa unione, perché vi ritengo delle persone magistrali a cui devo molto in tutti i sensi, perché ho imparato, ecco, cos'è la costanza, cos'è la dedizione a ciò per cui si è nati, al rispetto del disegno che si è realizzati prima di venire qui. Non a caso siete tutti e due dei validi artisti visuali. Teo sicuramente mostra di più alla sua, il suo pollice di grafite, insomma, o di direi così. Invece Davide, che è un vero signore, con questo intendo dire che tu non lo sia, ma ha un'altra attitudine molto più celata, e le sue maestrie pittoriche, immaginifiche, ecco, di costruzione dell'immaginazione, sono ben conosciute da me. Però lui fa questa cosa, che per i suoi libri, che io ho qua, piccolo spazio pubblicità, io ho qui, si dedica a dare spazio ad altre persone, nonostante lui fosse un grandioso artista, anche se alcune di queste sono sua completa realizzazione. Io mi sono limitato a suggerirgli la giusta geometrizzazione, essendo io un servo della geometria, un grafico, ho suggerito solo lui delle proporzioni che avrebbero aiutato anche il lettore a scegliere. Perché dico questo? Perché ho voluto aiutare Davide? Perché ritengo che il suo non è un divulgamento, una divulgazione, scusate, di conoscenze, ma di sapere, saggezza. Questo non è una sviolinata, è semplicemente l'utilizzo corretto dell'italiano, in quanto saggezza, come già dimostrato in alcune nostre disquisizioni, intendo con Davide, la saggezza è il sapere, nel senso avere un sapore. Quindi il suo sapore è ben impresso in questo, in questi libri di ricette, ricette per la visione, ecco, alternativa della realtà. Sappiamo che la verità è come la montagna e ognuno di noi può risalirla da un versante, descriverla da un versante. E beh, Davide ha fatto la scelta di fare, ecco, la risalita presso un pendio, totalmente liscio, uno scalatore di quel genere, perché il suo stile letterario non è affatto quello classico della filosofia, perché dimentichiamoci che è un filosofo, cioè non è un semplice scrittore, è un filosofo. Lui non ama che io dica questo, lo so, però lo è. La filosofia è l'amore per la saggezza, per sapere. Questo non vuol dire solo ipotizzare. Quindi nei suoi libri è racchiusa la motivazione per la quale ho inteso e ho veramente premuto perché questo vostro incontro ci fosse. Davide è intervistato da moltissimi canali, io seguo sempre, perché mi sento un po' di doverlo proteggere da certe evidenze che vi sono all'interno della rete, anche se lui si protegge decisamente benissimo, soprattutto
fisicamente, cioè, mi accartoccerebbe in davvero pochi secondi, quindi non litigherò mai con lui. Però intendo dire, dal punto di vista intellettuale, ci sono degli attacchi che derivano appunto da elementi arimanici, non da persone, perché le persone non le odiamo, ma sono i loro comportamenti che andiamo un po' criticando, ecco. E quindi ci sono molte persone che, prese da impeti arimanici, tendono, ecco, ad attaccare chi è inattaccabile per lealtà, per solerzia e per sapere, cioè proprio per gusto. Il modo con cui l'ho conosciuto è con un suo racconto riguardo del pane che lui aveva mangiato e che aveva portato a casa dalla sua famiglia. E grazie a quella cosa ho capito tantissime cose. E intendo sempre sponsorizzare, cioè proprio me ne frega niente, sono pubblicitario, quindi deformazione totale mia. Fare, quindi, questi sono alcuni dei suoi libri, ecco. E non sono libri di filosofia, ma libri di interazione con la mentalità moderna rispetto ai cicli della storia che si ripetono. Lui proprio dice che occorre uscire dal ciclo della vita, come Battiato invece diceva di uscire dal ciclo di vite, che però può essere frainteso, in quanto sappiamo come l'antinomia di carattere arimanico e totale, gnostico, eccetera. Quindi l'antinomia presuppone di uscire dal ciclo di vite, invece no, in realtà bisogna uscire dal ciclo di realtà per vivere davvero. E se davvero qualcuno ha intenzione di capire cosa siano le sapienze antiche, come ad esempio nell'albero della vita, dove davvero è esplicitato e sono esplicitate alcune verità che è difficile, difficile vedere se non si è accompagnati da una persona così cordiale. Tra l'altro anche nella Guerra dell'Infinito diciamo che ci sono i concetti base del suo pensiero, e lui è presente facendo una recensione letteraria in sua presenza, non è quindi una sviolinata, che non ne abbiamo bisogno, ci conosciamo molto bene, figuriamoci. È solo una verità che intendevo riportare, e io sono venuto qua, ho scaricato tipo mitragliatrice ste parole per, hai capito, per catturare tutta l'attenzione possibile, e quindi mi fermo così, ed era questo il motivo, oltre che quello di salutarvi e di salutare poi le persone che non vedo da tempo, che mi hanno ospitato sui tuoi canali, ecco. Teo, abbiamo avuto modo di fare delle bellissime puntate ancora. Ne vado molto fiero, ecco, vado molto fiero delle persone che ti seguono. E ti richiedono, ti richiedono, cose. Ti richiedono, per cui io spero che insomma faremo, ma io poi lascio la parola a Davide, perché Davide ha ricevuto insomma una dichiarazione d'amore da parte Certo, io me lo prendo. Il nostro è un LGBTismo, però più intellettuale, spirituale. Siamo anche noi arcobaleni. L'unica cosa che io sento di dire adesso che ho colto il suggerimento di Dagon, che mi ha detto insomma più volte negli ultimi 2 mesi, anche prima, devo dire la verità, contatta Davide, eccetera, c'era probabilmente qualcosa che mi fermava, perché ci sono quella velocità che deve allinearsi, e io non ero, e ciò ho testimoniato anche nell'ultimo video prima della lunga pausa che ho fatto, io non ero così, adesso allungo, faccio anch'io una dichiarazione così lo facciamo andare via, lo facciamo arrossire e lo facciamo andare via, Davide. Io non ero ancora a quella velocità lì, e non è solo una questione di contenuti, quindi di antropologia, di filosofia, ma era proprio una questione di vibrazione. E io devo dire che, ragazzi, lo conosco da poco Davide, davvero, cioè nel senso che al di là di vedere i suoi video, conoscere una persona e cominciare a parlarci è ovviamente un'altra cosa, ma io sono contentissimo di avervi qua tutte e due, perché io credo e spero che si senta, che gli amici sentano, quanto queste due persone, ecco, se ci sono degli anticorpi, usiamo di nuovo questa parola, a quella schifezza
che vi stiamo prospettando, quel pericolo che però è imminente e quindi dobbiamo prendere la nostra responsabilità. Ecco, io credo che Dagon, per dei motivi con cui ho incominciato a fare YouTube, eccetera, e non solo, e Davide che adesso si è davvero preso cura della mia anima, ragazzi, in poco tempo, negli ultimi proprio, e ve lo assicuro perché è una questione che si sente, spero che si senta, e io vi dico, ragazzi, tenetevi queste due persone care, assolutamente, e sono veramente contentissimo di avervi qua con me. E adesso lascio parlare Davide prima che decida di lasciarci, perché abbiamo esagerato e abbiamo... No, io volevo innanzitutto difendere Nello in merito all'uso del violino, nel senso che non ricordo che il Bernini sapesse utilizzare il violino, seppur fosse un magistrale artista. E anche se Nello ha messo quegli occhiali alla Clark Kent, per restare nel tema del Superman, per nascondere la sua vera identità, io l'ho riconosciuto attraverso i secoli, no? con la differenza che il Bernini, che comunque ha bazzicato anche dalle parti di dove sei te, Nello, non solo da Firenze, che viene sempre considerata Firenze la capitale dell'arte, eccetera, mentre invece... la Campania, Napoli e le terre contigue hanno alimentato il bello, tuttora lo fanno, italico, italiano, anche se italiano non è la parola corretta. Ecco, la differenza tra Nello e il Bernini, al di là degli occhiali, sta nel fatto che il Bernini è stato uno strumento inconsapevole per costruire la Chiesa. Non l'Ecclesias, nessun architetto ha questo potere, nemmeno il Bernini, quello viene dal cuore delle persone, però diciamo che ha utilizzato il suo genio per appunto realizzare l'edificio, ecco, ecclesiastico del Vaticano, con la piazza, eccetera, eccetera, inutile parlarne. Mentre invece Nello... ha preso la strada al contrario, cioè sta utilizzando il suo genio artistico per distruggere quell'edificio. e quindi la sua arte è propedeutica, credo, questa è la mia diagnosi da medico in scienze filosofiche, e quindi che abbia preso la strada contraria, cioè quella di far emergere tutte le antinomie, tutte le brutture, però come? Perché se io critico, se io laddove inteso proprio come critica della ragione, ecco, quindi non come critica pseudo-giornalistica, che in realtà è un attacco ad persona, ma non invece non, a parte che di persone ne sono rimaste ben poche, ecco, quindi comunque se anche volessi criticare una persona non saprei obiettivamente con chi prendermela, perché non possiamo certamente conferire dignità ontologica soggetti e figuri come il nonno degli italiani, eccetera, eccetera. Io preferisco sempre ricordarlo col suo epiteto, perché quello comunque non gli va toccato, è giusto se l'è meritato. Però farlo con un disegno, farlo con una canzone, farlo con una melodia, farlo con dei colori, è come se purificasse il male. Il male, noi sappiamo, non ha sostanza, però in qualche modo si manifesta esteticamente. Questo è il paradosso, no? Ecco, l'arte serve a questo, a far vedere l'invisibile. Ecco, quindi diciamo che nel momento in cui viene anche certi soggetti, certi archetipi malefici vengono rappresentati e mostrati, dove comunque in molti casi la loro estetica basterebbe a se stessa, ecco, in qualche modo è come se venissero salvati, è come se venissero resi innocui, è come togliere il veleno ai denti di un cobra. E quindi è per questo che appunto Nello, in quanto artista, è appunto un mio modello a cui io stesso mi ispiro. Infatti io stesso gli scrissi, perché affascinato e nel contempo, questo magari non te l'ho detto, inquietato,
dai disegni che tu avevi fatto. Io li chiamo sempre disegni perché non mi piace parlare di opere d'arte. Per me disegno è un qualche cosa, è la parola che utilizzerei da bambino, disegno. Per me disegnare era la cosa più bella del mondo. Non è, quindi ero inquietato perché certe cose onestamente sì, le sapevo, però vederle è un'altra cosa. E quindi il Bernini 2.0, che però è anche sintesi di un musicista, sebbene la parola musicista non definisca Franco Battiato, diciamo albergano non nel corpo di Nello, che è troppo piccolo ed esile per poterli chiaramente, no, includere entrambi, però sicuramente nella coscienza sì, la coscienza è il cloud che non ha bisogno di data center, di BlackRock, ma appunto che fortunatamente sono in nostra dotazione, solo che la maggior parte delle persone preferisce evidentemente l'iperuranio digitale di Zuckerberg e nulla. Quindi non lo so, io ti descriverei così, ecco. Io dico ciò che vedo. Quindi, ti ho beccato. Meraviglioso. No, non ci eravamo mai dette queste cose nelle nostre disquisizioni, diciamo, intime. Ho spiegato il perché degli occhiali. Forse non lo sapevi neanche te, allora io te lo ricordo. Guarda, poi ne parleremo, diciamo, privatamente, perché ci hai centrato anche il motivo per il quale adesso mi sto esponendo, anche grazie a Teo, rispetto alle conoscenze che ho acquisito, anche grazie alla tua conoscenza, ecco, e questo è un poco, ma è sicuro, sui mondi spirituali e su come si legano indissolubilmente ad avvenimenti e a situazioni che tu hai intercettato nei tuoi libri. Abbiamo parlato più volte, ti ho fatto domande, ecco, su fatti avvenuti nella storia che hanno aiutato a me a capire la storia eterica dell'uomo e del pianeta, ed è una cosa incredibile, quindi non potevo che seguitare questa amicizia, cioè, assoluta. Stessa cosa balza per Teo, ma adesso mi fermo qui, che sembra che ci abbracciamo e ed io veramente in maniera fugace sono passato per dire le mie sciocchezze. Spero di rivedervi presto e vi lascio così alle conclusioni, mi levo dagli Zebedei, ecco qua, e ritorno nella mia cabina, mi svesto e vado a fare il supereroe della geometria, che è più un servo, ecco, il servo della geometria. Quindi puoi toglierti gli occhiali adesso, esatto, e ritornare. Grazie veramente per avermi invitato. Sei impegnato ufficialmente davanti, certo, a quelli che ci stanno guardando, a parlare di questo male, ecco, di questa antinomia, sì. Facciamola uscire fuori, e come diceva Steiner, occorre, per riparare l'uomo e l'umanità, cercare di far confluire i nostri pensieri in maniera centrata su un'immagine, che è quella di una croce nera con 7 rose rosse che la circuiscono nella parte dell'intersezione, ecco. Questo è un esercizio che poi, quando ne riparliamo, parlo meglio, ecco, di questo, vi lascio con questo consiglio, ecco, che veramente è importante secondo me. È un giuleb, sai, è una cosa molto... Vabbè, vi saluto. È stato bellissimo restare ancora, ma dopo tutto questo tempo saranno tutti stufi di sentire le nostre cose. Va bene. Un abbraccio virtuale, numerico, ciao, ma reale, con calore reale. Grazie mille, Dagon. Grazie a voi. Mille. Ciao, ciao. Eccoci qua, hai visto? Sei contento? Sì, no, mi hai fatto veramente una bella sorpresa, anche perché tra l'altro io stesso l'altro giorno ti avevo chiesto, ma sarebbe bello, mi piacerebbe. Ultimamente Dagon è più, riesco a comunicare con Dagon entro le 12 ore. E quindi questa cosa, e lui adesso mi sentirà e dirà, però c'hai ragione, ma lui stesso, devi smetterla di chiedere scusa, Dagon, nessuno ti accusa, hai i tuoi tempi. I tempi ultimamente si sono estremamente ristretti, quindi sono riuscito da stamattina, perché ho detto, se glielo dico ieri poi magari viene fuori qualcosa, e dice no, da stamattina a questa sera a riuscire, insomma, a fare questa cosa. E
E niente, Davide, io siccome siamo a 1:33, se no poi gli amici, tutti gli amici, insomma, di Rimaneci già ci danno dei calci nel culo, ma tentano di darceli. Io ti lascio una considerazione, perché ti volevo chiedere una roba su Ridley Scott, ti volevo chiedere tante cose, ma faremo insomma, spero delle altre puntate, perché altrimenti stiamo qua un'altra ora e mezza. E quindi ti lascio fare una considerazione, perché insomma, sarà il nuovo Papa, quest'uomo qua. Quanta gente rimarrà effettivamente a combattere, secondo te, la cosa? O meglio, una domanda che magari gli amici potrebbero fare, vediamo che cosa poi è. Secondo te, considerando la nostra età, tu sei più giovane di me, porca troia, ma non di tanto, però siamo, diciamo, sui 40 anni. Durante la nostra vita, vedremo l'aggressione definitiva o l'allineamento definitivo? Secondo me, purtroppo sì, e dovremo prendere una posizione definitiva, però. Ma definisci definitivo, nel senso che, E no, lo so, cioè, il punto è che ogni ciclo è sintesi, questo per parafrasare Hegel, di cicli precedenti. Quindi, chiaramente adesso è stato dato un'impronta, un'accelerazione, già preannunciata da René Guénon nel saggio Il regno della quantità, quindi dal principio della creazione, dall'uno, nel momento in cui c'è stata questa segmentazione che è sempre più frenetica, e noi percepiamo, anche più incauti, percepiscono questa frenesia nell'etere, nell'aria. Basta vedere semplicemente quanto è durato, a proposito di fascismo e di nazismo, il fascismo in Italia. E che cosa è stato e che cosa poi è stato seminato, quindi quanto ci è voluto per raccogliere quei fiori del male, ecco. E basta vedere, fare un confronto con quanto è durato i governi Conte e Draghi, che cosa è stato seminato in quei 3 anni, esatto. che male è stato seminato nel mondo in così poco tempo. Quindi la Margherita è stata sfogliata velocemente. Quindi questo è chiaro che appunto la storia, lo spirito del mondo sta correndo sempre più veloce verso l'abisso, che però non è la fine di Terminator, per ritornare al film, no. È irritante vedere anche molti YouTuber, cioè nulla, perché YouTuber non è una parola che dovrebbe neanche esistere, che da una parte sono lì che fanno dei super titoloni con delle immagini super fighe, come se la quarta guerra mondiale, perché la terza è finita nel 2022 ed è iniziata nel 2020, fosse un qualche cosa di cinematografico, e dall'altra però fingono di spegnere l'incendio che loro stessi alimentano, appunto dicendo che però non, bisogna parlano anche loro di pace in modo fittizio, come ne parlava Draghi, ecco. Quindi il punto è che noi abbiamo un finto già ex presidente quale è Biden, che dice: no, ragazzi, non bisogna colpire i siti iraniani, i siti nucleari in Iran, però peccato che Israele non abbia mai parlato di quello. Quindi vuol dire che allora fra poco succederà esattamente il contrario. Non si sa. È chiaro che i soggetti però istituzionali dell'Occidente sono ormai completamente metastatizzati. Il cancro non è visibile non attraverso RX o scanner particolari. È visibile a tutti. Quindi non c'è chi sta dormendo e chi si è svegliato. È tutto sotto gli occhi di tutti. Semplicemente c'è chi ha visto e finge di non vedere, ma si tratta di una finzione, però, e chi invece subisce questa autopsia senza
senza l'aiuto, l'ausilio di un qualcosa che ti faccia dormire e non sentire il dolore, ecco, quindi senza anestesia. Quindi il bubone è già esploso, però chiaramente seguirà una reazione a catena, le maschere ultime stanno cadendo un giorno dopo l'altro, sia a livello nazionale, dove abbiamo la Meloni che incontra Palazzo Chigi BlackRock, piuttosto che direi che quella è la prova definitiva, se qualora ancora qualcuno avesse dei dubbi, che lei è l'ultima evangelista dell'agenda Draghi, che a sua volta era l'ultimo nome di un'agenda che in realtà è più vecchia di Draghi, quindi ne ha avuti tanti, insomma, di influencer del male, ecco, che hanno dato il loro nome e la propria firma. Quindi il Vaticano, lo stesso Stato di Israele, gli Stati Uniti di America, che però l'Unione Europea, che è chiaramente una succursale del Reich, eccetera, sono queste le istituzioni in cui, che comunque queste istituzioni riflettono la maggior parte di noi, quindi non sono delle qualcosa di dissociato e distaccato dal corpo dei cittadini. Adesso è proprio anche letterale questa fusione, cioè l'agenda Draghi, la gente ce l'ha nelle vene, forse vorrei ricordare questo. Esattamente. Là nelle vene, non è un qualche cosa di tangente, di esterno, questo è il problema. Quindi è chiaro che l'evento karmico, se fossimo orientali allora userei quella parola, non lo sono, allora ho detto solo perché ormai è entrato anche nel nostro gergo, no? Che la maggior parte di noi ha attirato a sé, è inevitabile. Cioè, se pensate ai conquistadores, che sono arrivati esattamente nel giorno e nel momento che era stato vaticinato dalle loro scritture, beh, quella non è un'ingiustizia della storia. Non è un'ingiustizia della storia, ragazzi. Non sono gli spagnoli cattivi e la Chiesa cattiva che ha esportato democrazia cristiana, no, e morte. No, perché se noi già lì il l'America, inteso come centro e Sud America, era spaccata, tanto è vero che gli spagnoli erano poche centinaia di persone, poche migliaia di persone, e hanno utilizzato la stessa gente ormai stanca del dominio azteco, le ha utilizzati come propri soldati, quindi, perché sennò a livello di numero potevano tranquillamente rimandare gli spagnoli, fucili o non fucili, a casa con il pannolino. Sì, sì. Quindi è una cosa il loro messia, che era Quetzalcoatl, il loro patriarca progenitore, che venne poi cacciato e messo a morte, è ritornato ma con le stimmate del male, quelle di Cortés, che a sua volta era veicolo del morbo nostro occidentale, e anche lui era un bianco con la barba che veniva da Oriente, ma era la nemesi. E quindi se il primo gli aveva insegnato l'agricoltura, gli aveva insegnato la medicina, eccetera, il secondo, che ha chiuso il cerchio, gli ha insegnato appunto esattamente il contrario, la distruzione, la morte, il flagello. Ecco, quindi l'hanno attirato il loro subconscio. Sì. È stata una guerra civile, non è stata una guerra tra quelle popolazioni indigene e gli spagnoli. Gli spagnoli hanno utilizzato la loro stessa gente contro. Quindi vuol dire che quel male era già seminato nel cuore di quelle persone, no? Che come i fiori sono destinati alla corruzione. Non c'è modo, nel momento in cui si vive nel mondo, si è anche soggetti alla corruzione. Quindi poi gli agnelli diventano i lupi. È una manifestazione di condizioni, sono d'accordo. Certo, come hai detto te, è questo, cioè quelli che hanno lottato anche per ideali ed erano accanto a noi, ma se si perdono poi nel loro personaggio, allora poi un giorno diventeranno i nostri carnefici. E sì. Quindi esiste un momento in cui bisogna agire e un altro momento in cui continuare ad agire può per paradosso portare all'effetto contrario. E quindi questa è la situazione. Quindi diciamo che la partita è già avviata, nessuno di noi può fermarlo,
può fermarla, e sarebbe anzi un male fermarla. Quindi, perché comunque la tragedia è il motore immobile del mondo, ma non è fine a se stessa, ha sempre un'azione catartica, ha sempre un'azione catartica, così come lo ha l'inverno. E quindi la primavera definitiva non arriverà mai, arriverà perché la storia è così come la nostra vita, è una rotazione di inverni, di primavere, di estati, di autunni, è ciclica. Ecco, noi fino a quando siamo qua, c'è questo film, è sempre un po' più arricchito, personaggi nuovi, ma la sceneggiatura è la stessa, quindi cambiare non so come, ognuno di noi ha una via diversa, quindi sì. Questo è il punto, no, non c'è ok ragazzi fate così, perché sennò io stesso non sarei qua, cioè no ma è chiaro, no? Questo cioè, è fondamentale, quindi ognuno ha una strada diversa che è quella che si è immaginato, ecco, quindi la mia immaginazione non è la tua, e quindi per ognuno c'è una strada diversa, un tempo diverso, però fino a quando noi restiamo nel mondo, ovviamente e il mondo è questo, il mondo di oggi è uno sviluppo di quelli precedenti, ma non è non c'è il mondo di oggi che è cattivo e quello di prima che era buono, questo è un falso storico, è un falso ideologico, e insomma, e quindi va scacciato in quanto falso. Credo che questo sia, quest'ultima cosa che hai detto, credo che sia fondamentale, anche perché va a condensare, tra l'altro, quelle che sembrano essere delle frasi, come dire, molto semplici da acquisire, ma molto difficili da mettere in campo, insomma, quando si parla in certi ambienti orientali non corrotti in termini ideali, intendo di rilassarsi nella certezza dell'incertezza, ecco, questa variazione fra le stagioni. Credo che sia esattamente questo punto qua. Va bene, Davide, io abbiamo fatto oramai quasi 2 ore, quindi sicuramente faremo altre cose assieme, se ti andrà, perché io, insomma, questo ritorno in attività del canale, grazie a te, è stato un boom, poi saluto Dinello e tutto. E, che dire, io ti ringrazio veramente tanto, poi vabbè, io e te ho la fortuna di poterti sentire, ma ragazzi, insomma, non perdete d'occhio questo, perché al momento quest'uomo qua è quello che, magari adesso a lui non piacerà la parola, ma insomma, quest'uomo qua in questo momento è un araldo del il bene è una parola del cazzo, come il male è una parola del cazzo, usato in quei termini, però cercate di capirmi, okay? Questa sera cosa sto intendendo, ecco. E soprattutto essere filosofi, come diceva prima Nello, significa riuscire, secondo me, è quella cosa che ho detto prima, cioè la capacità di andare a instillare quella sensazione, quella vibrazione emozionale, emotiva, nella persona con cui parli, al di là della carta stampata, al di là delle lucubrazioni, eccetera. E va bene, dai, io ti ringrazio, Davide, veramente grazie mille per essere stato con noi, e saluto tutti gli amici che ci hanno seguito, e ringrazio ancora tutti, ovviamente vi invito a seguire il canale, anche Bellum Perenne, tutte le nuove cose che arriveranno anche con Davide. Grazie mille, Davide. Grazie a te, Teo, grazie a voi per essere stati pazientemente ad ascoltarci. Vabbè, ce n'era bisogno. Grazie ancora e buona serata a tutti. Ciao, ciao.